Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla vita di coppia e quindi alle famiglie. Questa meravigliosa sigla introduce anche questo nostro spazio e dà il benvenuto anche al nostro ospite. Eh, lo conosciamo bene, il nostro amico, mediatore familiare, il professor Antonio Vigone. Bentrovato Antonio. Buonasera a tutti. Riprendiamo il nostro percorso per parlare di famiglie, di problematiche eh, che si, poi si, si verificano, insomma si hanno nella vita di coppia, eh, ovviamente con il tuo sostegno, il tuo aiuto, ma diversi poi saranno anche gli appuntamenti che vedranno anche altri protagonisti di questi nostri incontri. Voglio però subito dare la possibilità anche a chi ci segue da casa, visto che siamo in diretta, di comunicare con noi o comunque di intervenire eh, attraverso il nostro numero di telefono 41 83 80 0882 il prefisso e eh, c'è anche un'altra possibilità, quella di scriverci magari eh, una, una lettera, una... Una, una mail all'indirizzo eh, che dovremmo vedere presto in sovrimpressione: annamaria.salvemini. teleradiopadrepio.it. Queste le diverse possibilità che avete per entrare in comunicazione anche con il professor Vigone. Mediatore familiare: oggi parliamo, partiamo proprio da qui, dalla mediazione familiare. Quanto è conosciuta soprattutto in Italia questo tipo di m, aiuto, sostegno certo. che viene dato alle coppie, quanto può essere utile, fondamentale, chi può, eh, chi può ricorrere a questo tipo di sostegno, Antonio? Quindi partiamo dall'inizio. Certo, allora eh, per quanto riguarda la conoscenza della mediazione familiare, purtroppo non è ancora molto, molto conosciuta. Eh, è conosciuta soprattutto se vogliamo all'interno dei consultori, il consultorio sta cercando di eh, proporre soprattutto la mediazione familiare. A volte anche all'interno delle parrocchie. Però la figura del mediatore familiare, cioè proprio di colui che in un certo senso deve dare un supporto esterno alla coppia, non è ancora conosciuta. O meglio, in Italia non è ancora del tutto divulgata. Eh, il compito della mediazione, qual è? Eh, la mediazione familiare serve soprattutto a aiutare le coppie, quelle coppie che si trovano in crisi, quelle coppie che hanno deciso di separarsi e successivamente di giungere al divorzio, cerca soprattutto di guidare queste persone. Il compito della mediazione familiare è quello di creare uno spazio un tempo da dedicare solo e soltanto alla coppia, dove in questo spazio e in questo tempo, in un certo senso, la coppia si possa ritrovare. Eh, un altro aspetto interessante della mediazione è quello di giungere ad un accordo tra le due parti evitare di eh, seguire la strada tradizionale che è quella della giurisprudenza, quindi ricorrere immediatamente agli avvocati anche per quanto riguarda gli accordi tra, entrambi, tra, tra entrambe le parti. Quindi il supporto che il mediatore familiare e di, e di conseguenza la mediazione familiare dà alla coppia è un supporto a 360 ⁇ Antonio, la situazione è storica, no? quello sì. che stiamo vivendo in questo momento, vede un po' la famiglia in difficoltà, no? certo. una serie di luci ed ombre. Ovviamente, noi facciamo, faremo riferimento anche nei nostri incontri al sacramento del matrimonio, sì, senz'altro. Luci eh, ed ombre che ovviamente si contrappongono. Per chi segue l'aspetto positivo insomma porta avanti quello che è il, il sogno di Cristo, insomma, certo. seguire l'amore di Cristo. Hai Ovviamente per... poi c'è l'uomo che si oppone a questo e quindi viene fuori l'aspetto negativo. Hai perfettamente ragione Anna Maria quando dici luci ed ombre. Se noi riflettiamo sul vissuto della persona, sul nostro vissuto, il nostro vissuto è caratterizzato da momenti piacevoli, da momenti allegri ma anche da momenti di tristezza e di ombre. La stessa cosa succede all'interno delle coppie, di, di tutte le coppie. Ci sono dei momenti dove si ha la sensazione che tutto proceda per il meglio e ci sono dei momenti di, di profonda tristezza e sconforto. Bene, in questi momenti il compito del mediatore familiare è quello di stare vicino alla coppia e di seguire la coppia in quel determinato momento. Ecco perché è consigliabile che il mediatore familiare deve essere una persona estranea, esterna alla coppia. Il mediatore familiare non deve conoscere il vissuto della coppia, perché se così fosse si vengono a creare una serie di partiti, quindi chi è a favore del marito, chi è a favore... Della, della moglie e eh, la mediazione non ha bisogno di partiti, la, media, la mediazione è al di sopra delle parti, la mediazione si concentra solo e soltanto sulla coppia e si concentra solo e soltanto su quel problema. I problemi all'interno della mediazione vanno affrontati uno per volta. Antonio, la mediazione familiare non è necessariamente rivolta alle coppie che hanno già deciso di separarsi, vero? No. No. Chi quindi si può rivolgere allora, a questa figura? Tutti si possono rivolgere alla mediazione familiare e al mediatore familiare, si possono rivolgere, come ho detto poc'anzi, persone che stanno vivendo un momento buio del loro, rapporto, del loro rapporto di coppia, persone che hanno bisogno anche di un consiglio, coloro che hanno semplicemente bisogno di ascoltare il consiglio di una persona estranea, quindi per verificare se il loro cammino è un cammino eh, che sta procedendo bene o se è necessario sistemare qualcosa. E poi logicamente si possono rivolgere coloro che hanno deciso di separarsi e coloro che purtroppo dopo la separazione hanno deciso di giungere al, al divorzio. Quando... Quindi, tutte le coppie uh -huh. si possono rivolgere al mediatore familiare. La mediazione rappresenta anche il modo migliore per tutelare i bambini, vero? i diritti sì. dei bambini quando sono ovviamente allora, nella famiglia presenti. Certo, hai perfettamente ragione, nella mediazione eh, i bambini non devono rientrare nella mediazione eh, perché il compito della mediazione è proprio quello di salvaguardare i bambini e in modo particolare di salvaguardare inter gli interessi del bambino o dei bambini, motivo per cui il compito del mediatore è quello di seguire tutte le fasi, di seguire gli eventuali accordi presi da entrambi delle pa le parti e far sì che questi accordi possano essere degli accordi a favore, a favore appunto del bambino o dei bambini. Noi ovviamente siamo contrari alla separazione, lo dicevamo certo. anche nella scorsa stagione, però purtroppo ci sono coppie che non riescono ad Arrivare a fermarsi, insomma, prima di arrivare a questa decisione, ecco, non, non riescono a fermarsi. Noi ovviamente abbiamo dato anche l'invito ad intervenire in diretta e credo che questo invito sia stato già accolto perché mi dicono dalla regia che c'è una telefonata pronta. Pronto? Pronto? Sì, con chi parliamo? Allora, io sono Virginia, chiamo da Manfredonia. Sì. Uh... Volevo proporre una domanda al professor Vigone, mi sente? Sì, sì. Virginia, da Manfredonia. Sì, prego, prego Virginia. Allora, volevo chiedere al professor Vigone se ha un qualche senso logico rivolgersi a un mediatore familiare nel momento in cui è già in atto la separazione dei coniugi, però si è rimasti comunque eh, in un minimo di contatto tra i due. Però ecco, nella volontà di voler ricostruire un coniuge solo che si rivolge al mediatore familiare può sortire qualche effetto positivo in un'eventuale riconciliazione? Grazie, grazie Virginia. Grazie. Allora, la mediazione è un atto volontario, in quanto atto volontario necessita della partecipazione di entrambi, quindi Deve essere la coppia che deve decidere, non può essere soltanto una delle parti a entrare in mediazione. C'è bisogno del consenso di entrambi, cioè tutti e due devono sentire la necessità di entrare in mediazione. Per quanto riguarda ehm, il, come dire, il vantaggio che la coppia può trarre dal mediatore in fase di separazione, sì, c'è un vantaggio. C'è un vantaggio perché, lo dicevamo poc'anzi, il compito del mediatore è quello di, eh, in un certo senso, portare nuovamente la coppia a riflettere e a pensare. E a riflettere e a pensare per il bene del bambino, per il bene dei propri figli. Quindi gli accordi che la coppia decide di, eh, di sottoscrivere, in un certo senso, sono degli accordi che nascono proprio dal frutto della coppia. Cioè non c'è una persona estranea che è detta le leggi. Qui le leggi all'interno della mediazione è la coppia, che è detta appunto le leggi del, degli accordi presi. Insomma, ehm, ci pare di capire che quando ci sono dei minori di mezzo l'ideale è proprio eh, far ricorso a questa mediazione. Sì, perché comunque eh, all'interno della mediazione familiare il clima è più disteso, è più sereno, è più tranquillo. Il compito del mediatore è quello di far mh, comunicare nuovamente le parti, di far comunicare nuovamente la coppia. Quindi non c'è una persona, come può essere l'avvocato che detta le leggi, all'interno della mediazione non ci sono né vinti né vincitori, perché il compito, ripeto, il compito della mediazione è quello di stipulare un accordo equo. E quindi la mediazione aiuta, guida in un certo senso la coppia. Perfetto. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, dovrebbe essere Caterina da Torino. Pronto? Pronto Caterina? Pronto, buonasera. buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Prego, può rivolgere la sua domanda sì, sì. al professor Vigone. Sì, volevo chiedere al professore, se qui, io mi trovo a Torino, se qui a Torino è possibile avere questo servizio. Sì, Insomma, sì. Mh, nella mia, cioè, il mio rapporto di coppia non, dopo 37 anni non sta andando tanto bene dopo 37 anni? non proprio a livello diciamo di separazione ma così, di sguido proprio di coppia di incomprensione evidentemente anche se sono passati 37 anni può succedere sì, certo sì. può succedere grazie caterina adesso il professore risponde allora può succedere Gra che anche dopo 37 anni ci sono delle incomprensioni eh, sicuramente attualmente non si dovrebbero sono... essere già smussati un no. po' tutti gli angoli nella coppia allora, visto che la coppia, è del tempo. la coppia è formata da esseri umani da persone e la persona in continua evoluzione. Io non sono la stessa persona che è uscita di casa stamattina, sono una persona un po' diversa. Sono una persona che eh, ha subito un cambiamento, probabilmente questo cambiamento o positivo o negativo, io quando tornerò stasera a casa diverserò tutto nella mia famiglia. Quindi anche dopo 37 anni ci possono essere delle incomprensioni. Quindi anche in questo caso la mediazione può essere di aiuto a superare proprio queste incomprensioni. Caterina Rispon chiedeva anche se ci fosse insomma sì, a Torino la presenza. probabilmente sicuramente, di un consultorio familiare. Esatto, sicuramente a Torino ci saranno dei mediatori, sicuramente si può rivolgere a un consultorio dove il consultorio prevede proprio la figura del mediatore familiare. Consultori familiari di ispirazione sì, cristiana, certo. ovviamente. Quindi eh, la signora Caterina si può rivolgere magari eh, anche ad un parroco, ad un sì, sacerdote un per, parruco, per certo. poi arrivare ecco, certo, a, sì. al consultorio familiare e dunque alla mediazione. Utile è questo percorso, insomma, un accompagnamento eh, necessario anche soltanto per, per mettersi d'accordo, sì. non necessariamente Ed per ripeto, arrivare alla storia. Il mediatore è una persona estranea al disordine delle parti, dove non conoscendo la coppia. Prima di tutto non giudica la coppia, e questo già è un dato positivo, ma valuta le situazioni. Tant'è vero che all'interno del dialogo il mediatore, all'interno della media mediazione, all'interno della coppia, il mediatore non interviene, ascolta, raramente interviene, come anche all'interno degli accordi, raramente interviene il mediatore, tranne quando si rende conto che questo, questi accordi non sono equi. Quindi è proprio una, una figura che accompagna la coppia nel suo cammino. Noi stiamo utilizzando questo mezzo, però attraverso quali altri canali può arrivare la gente da, da un mediatore familiare? Allora, Lo abbiamo suggerito anche prima sì, per la telefonata allora di Caterina. Per i consultori, uh -huh. quindi attraverso, si possono legare ai consultori delle proprie città e quindi chiedere l'aiuto del... Del mediatore familiare, si possono rivolgere i parroci, quindi sicuramente il parroco sa anche all'interno della parrocchia di chi si occupa di queste tematiche, di queste problematiche. Eh, si possono, se vogliamo, ci si può rivolgere anche a, a dei centri specializzati che si occupano di coppie, però è già più complessa la questione in quanto non credo che nei piccoli centri. Nei piccoli e nelle piccole città ci possono essere dei centri specializzati che, che affrontano le tematiche di coppia Ciò che io posso, quello che posso consigliare io è soprattutto quello di rivolgersi alle, eh, ai consultori ma in modo particolare al parroco perché sicuramente saprà indicare e indirizzare perfetto altra telefonata il nostro invito è stato accolto benvenuta Irina vero? pronto Sì, pronto. Irina buonasera, buonasera benvenuta buonasera. Sono Lisa dalla Sicilia. Dalla allora, Sicilia? Una domanda al professore. Sì. Pro sì professore, mio figlio è stato seguito dai servizi sociali quando quanto separato con la sua ragazza. E' è stato appunto fatto una mediazione familiare. Questa mediazione purtroppo è andata in fallimento perché c'erano contratti tra di loro, logicamente. Adesso hanno un bambino di due anni, di cui le conseguenze sono tutte a carico di questo bambino, con una sofferenza totale. Ora io le vorrei chiedere, questa mediazione si potrebbe continuare non ambo due le parti, visto che c'è quest'alta conflittualità, ma solo dalla parte non collaborante? Grazie Irina, grazie, allora. grazie a lei a grazie allora. professore. Allora, ehm, qui ci troviamo dinanzi a una situazione molto complessa, come dicevo poc'anzi, la mediazione eh, è qualcosa che riguarda la coppia, però in casi particolari si può intervenire singolarmente, questo soltanto perché deve servire a far capire all'altro, se vogliamo, quali sono gli errori, o semplicemente per far parlare l'altra persona delle varie problematiche, quali sono state le motivazioni che hanno spinto alla separazione, per poi intraprendere un cammino insieme. Quindi, se un primo incontro, ma anche un secondo incontro, possono servire a dialogare, a eh, un certo senso a sciogliere anche quel senso di. Ehm, quella tensione che è presente all'interno della coppia, quei malintesi che sono presenti all'interno della coppia va bene. Però un lavoro esclusivo no, questo non va bene perché altrimenti non possiamo più parlare poi di mediazione. Antonio abbiamo cercato anche di dare delle risposte insomma alle telefonate. Probabilmente qualcuno si chiede anche quanto può durare un percorso di mediazione familiare. C'è non... una scadenza oltre la quale non, poi non c'è più niente da fare? Allora, non dobbiamo tutto. superare i 12-15 incontri al massimo, 12-15 incontri, sì. Con quale cadenza? Settimanale o quindicinale, non di più. Ma non è detto che le cose si risolvino, a quel punto che cosa succede? Bisogna vedere il cammino come è stato eh, portato avanti eh, e quindi poi se è il caso riproporre un nuovo cammino. Allora, Con lo stesso mediatore noi... o è meglio cambiarlo? Poi sarà il mediatore a valutare se è il caso di eh, decidere di sospendere, quindi di eh, delegare, de delegare un'altra persona, un altro mediatore oppure di continuare il lavoro. Eh, se noi consideriamo che il mediatore deve affrontare una tematica, una problematica, un problema per volta, 12-15 incontri sono, sono sufficienti. Sì, noi abbiamo nella nostra sigla, che tra breve la rivedremo perché chiuderà questo spazio, dato un sottotitolo Vita di coppia, istruzioni per l'uso e non per l'usura. E in effetti anche di questo parleremo. Oggi abbiamo cominciato dalla mediazione familiare, ma poi eh, ci occuperemo anche di tutti gli altri argomenti, le, le tematiche che insomma girano intorno alla vita di coppia. Qualche anticipazione la possiamo fare perché ci sì, vedremo certo. qui ogni mercoledì in diretta, quindi invitiamo anche la gente che ci segue da casa ad intervenire ecco, se avete bisogno anche di un sostegno, di un aiuto, di un piccolo suggerimento per portare avanti insomma, il vostro rapporto di coppia. Diverse le tematiche: eh, dall'innamoramento all'infatuazione, all'amore nella coppia, il sacramento del matrimonio, la libertà nella coppia, eh, la comunicazione, il tradimento, la gelosia la violenza nella coppia, la paura di essere abbandonati, la noia nella coppia, certo. saper vivere la quotidianità nella coppia. E ancora, ovviamente, il dramma del divorzio per chi purtroppo ci arriva, la complicità di coppia, l'incomprensione coniugale, il rispetto dei ruoli all'interno certo. della coppia, la fede, la santità coniugale, il rispetto. Ancora eh, l'educazione dei figli, il rapporto tra genitori e figli, la coppia e i valori, ma sono soltanto certo, alcuni sono delle, dei temi che tratteremo insieme. Vuole dire semplicemente due cose. Sì. Allora, noi pensiamo che eh, ciò che tende a eh, dividere una coppia è solo e soltanto il tradimento o la gelosia. È vero, il tradimento e la gelosia... Hanno un ruolo fondamentale, ma non dobbiamo sottovalutare la noia e la quotidianità. Bisogna saper vivere bene la quotidianità all'interno della coppia, perché attraverso la quotidianità noi riusciamo a fortificare oppure al contrario a indebolire una coppia. Quindi la quotidianità sembra qualcosa di noioso, no? fare sempre le stesse cose, però dobbiamo avere quella capacità. Di saper fare sempre le stesse cose, ma con una modalità diversa. Perfetto, è fatto anche bene a sottolineare questo aspetto. Ovviamente, nei nostri incontri faremo anche riferimento ad alcuni documenti della Chiesa che parlano della famiglia, sì. a partire dall'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, certo. familiari consorzio. consorzio. E, ovviamente. Tante poi saranno, sarà, tanti saranno anche gli spazi che dedicheremo ai nostri amici che ci seguono da casa. Antonio sempre è sempre disponibile, quindi tornerà con noi. Allora, mh, ci raccomandiamo, ecco, con, il nostro, con, la, con i nostri amici che ci seguono, di, eh, di, certo, partecipare, di partecipare attivamente. Perché uh, è mia, accettiamo un, in un certo senso anche dei consigli, o meglio, delle proposte, se ci sono degli argomenti che essendo eh, maggiormente il bisogno di essere approfonditi lo possiamo fare tranquillamente Perfetto. anche perché la vita di coppia è un mondo molto molto vasto dove le tematiche ce ne sono tantissime eh, bisogna soltanto saperle analizzare eh, nella giusta modalità allora vogliamo ripensare alla famiglia ripartendo anche da qui questa piccola piazza. Grazie al professor Antonio Vigone per le istruzioni, le istruzioni per l'uso e eh, non per l'usura. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre in diretta con il professor Vigone. Grazie. Arrivederci.